De Cristo! Eccoci qua, buon giovedì sera, figlioli, grazie. L'uomo che ride per i 100 bit, diamogli un numeretto perché siamo arrivati a 600. I primi tre te l'avevamo già dato. Questo è l'altro. Ringraziamo anche Lara per il suo battesimo che è arrivata ed è andata via così subito a morire su un gioco di sopravvivenza. Buonasera Funghetta, buonasera Jenny, buonasera Spark, Salettano, buonasera l'uomo che ride, buonasera Laura Medesima, buonasera buonasera. Surreale, buonasera x buonasera Jenny, Rick Hunter, Davide, Chris Bago, grazie Granaglione per i tuoi cinque mesi consecutivi, buonasera, gli altri ci l'avevamo? buonasera appunto Granaglione, Icaro, Sautun, Freejack, X-Blast, buonasera Shot, Rorra, Ornitologia, Amap, buonasera Elisa, buonasera Paolo, buonasera Alberto. Buonasera, Spark. Buonasera, forestiere nazumi. Buonasera, zio Poppi. Zio Poppi è arrivato, tipo terzo quarto, primo. Buonasera, d'Uso. Che finalmente arriva. Qui in diretta, buonasera Chiara, buonasera Funghetta Calemma, buonasera Tony, buonasera Tony e grazie Tony per aver regalato un battesimo in questa serata e aver completato il primo livello di Hype Train appena iniziati. E allora visto che siamo caldi facciamola girare. Universale multidimensionale. Facciamola girare questa ruola, ruota multidimensionale. Dimensionale del denaro Buonasera Gambero Ventoso Allora, come state? Ho appena scoperto che mi hanno respinto il pagamento della mia iscrizione Appena ricarico la carta Torno dei vostri Ah, grazie uomo, Buonasera Shad Buonasera Master allora come andiamo, come state? No, c'è l'energia multidimensionale dei miei coglioni che girano. Oggi la gamba mi ha ceduto e sono caduto a terra con me, nonostante il bastone. Dire, dire che sono dolorante, e bestemmiante poco. Azza Alberto, ci dispiace, ci dispiace. Evidentemente, evidentemente il Signore era distratto. Grazie al tipografo, grazie per il tuo battesimo. Cinque la munca. Parima c'è, stacce. Gli altri me l'hanno regalato. Non rida, non rida. Come va padre? Bene, bene, bene. Voi come state? Avete mangiato? Siamo già nel dopo cena? Avete cenato? O come al solito c'è qualche ritardatario che alle nove ancora non ha cenato? Dai, buonasera Larry! Forse il signore non era distratto, ma aveva voglia di giocare. Magari ha fatto lo scherzo, il solito scherzone. Sono passato di qua prima di andare a dormire. Domani sveglia alle 3:44. Porca miseria, Jason Grazie per essere passato a farci un saluto. Io faccio sempre tardi. Io ospiti svedesi. Bella gente! Allora spero che avete cucinato voi, italiani, perché Svezia non so famosi per la cucina. Eh, C'è nato solo la seconda apa. Poi una bella. Stota. Ammazza, lo voglio dai giù, eh Albert. Mangiato e pronto a sputare un polmone lungo l'arno per 10 km, dopo 10 giorni di parentame mi sento come l'omino Michelin. È bel gioco di merda, dice io so, ma mi piace scherzare, siete voi che non capite la comicità ragazzi. Allora, allora, noi ci siamo mangiati, noi abbiamo cenato con delle belle piadine fresche fresche, cioè fresche fresche, in padella poi, riscaldate in padella. Prosciutto, una parte del prosciutto, da una parte della mozzarella, poi piegate a metà. Una e mezza per uno, siamo a posto. Buonasera, Barzai. Cucino il sugo mentre ti guardo. Wow, che, che sugo, un bel ragù, che sughetto ci stai a fare, Zio oh, Poppi. Tanto, eh, oggi ho fatto le cipolle caramellate Un successione, accompagnate con spiedino di maiale e zucchine. Allora, fino a spiedino di maiale, ok, poi zucchine e melanzane Quelle bevi mangiate voi. Con eh, la piadina e... Con una piadina e mezza decido se mi piace o no. Le piadine ti risolvono le serate come se nulla fosse, vedi l'erry che capisce. Eh, io i roll è tipo piadina, ma l'impasto a casa con la birra. Una e mezza per uno è tipo la media, tipo due te, una vale, in media fa una e mezza. No, no, una e mezza per uno. Erano tre, una confezione so da tre, e quindi una e mezza e una e mezza per uno. Così per star leggeri, per star leggeri fa caldo. Fidati, sono buonissimi mm, 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 mm. zucchine. Mm, 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 mm. Gli svedesi sono qui per una notte. Ho preparato della semplice pasta al pomodoro. È piaciuto tanto. Va bene così, va bene così. So che è salutato, ma mangio come una bestia. Non metto un netto. Mangio di tutto a qualsiasi ora e nonostante tutto non supero i 72, siamo molto simili Alberto, anch'io mi mangio di tutto e, e mantengo il mio peso forma. Buonasera Aterial, vi devo splittare, ci sono anche buona people del live su YouTube che parlano di ciarlatenesimo. Allora, eh, un era un esperimento ed è andato, che cosa, quello, quello con le zucchine e le melanzane, buonasera Simodium ok allora ti metti i peperoni fanno cagare anche i peperoni io se mi fermo a guardare troppo una vetrina di dolci prendo degli etti, così solo con lo sguardo solo con lo sguardo Paolo eh, anche tu sei zoppo non lo sapevo mi sono accorto che sei mancino come me però non sono zoppo però mangio anch'io di tutto e a qualsiasi ora io mi mangio di tutto ma ingrasso, esatto quello, quello che succede alle persone normali io mi mangio di tutto e manca solo un piccolo satellite per essere considerato un planetoide ha ah, una forza di gravità tutta sua. L'uomo surreale, che palle, però, eh? Lo so, eh? Lo so, io con le verdure ho un brutto rapporto, ragazzi. Per così poco, per così poco. Allora, allora, siamo di nuovo qui in questa fantastica puntata disagiante delle clerical news con un po' di robetta, un po' di contributi video e un po' di notiziole eh, parecchio succulente. Intanto andiamoci ad aprire. La nostra, accendiamo il nostro schermo del nostro settimanale, eccolo qui, eccolo qui, eh, la clericalata della settimana numero 28, ogni volta ovviamente offerte dal sito dell'UR, dal blog dell'UR. E eh, un po', intanto qui eh, mostriamo l'emoticon di livello 1, orrende del de light train, tipo questa roba qui, questo slimer verde. Ottimo lavoro, stiamo mandando le emoticon ai sostenitori. Ci dicono, dicono dal live train. Oh mio, ragazzi, che caldo, che caldo! Quindi cerchiamo di riprenderci un attimo qui come siamo messi, niente. ma il condizionatore se, se respira. Ma noi siamo ostici e andiamo avanti e iniziamo. Padre Spio, ho scoperto che nella mia parrocchia i preti, quando vanno in vacanza, dicono ai fedeli che vanno a fare. A vanno a fare sì, esatto, il ritiro spirituale. Buonasera, per DNA. Buonasera The Grey. I preti vanno a fare il ritiro spirituale, non si chiama vacanza, no? figura ci vai? Già fa in cazzo la mattina, se sera lavori due giorni a settimana, vai pure in vacanza, no? Chiamiamola il ritiro spirituale, così per darci un tono. Il fatto che non uso il cucchiaio con gli spaghetti mi permette di, me, di mantenere la cittadinanza italiana. Probabilmente si ubriacano come dei pazzi, esatto, è vero, è vero. Allora, allora, intanto. Portiamoci qui, alla prima, alla prima clericalata di questa settimana. Il rito alcolico, altro che spirituale, è lo spirito. È lo spirito perché è alcolico. Il rito spirituale è importante per preparare la stagione. La clericalata della settimana, la prima che leggiamo questa sera, è degli europarlamentari di Lega Fratelli d'Italia e Forza Italia. Che avranno mai fatto? hanno votato contro la risoluzione del Parlamento europeo per proporre di inserire l'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Ma quando mai, ma ti, pare, ma ti pare, noi non vogliamo che l'essere umano possa scegliere, figuriamoci le donne ragazzi. Quindi proprio no, 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 Europa, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ma come, cosa aspettarsi di diverso da questi partiti? Scusate. E vai sul sicuro, eh, esatto. Che trio, che trio. Eh, il trio trombo, quelli degli de Attaven. Che... <ride> allora, la risoluzione, che non è vincolante, auspica che sia riconosciuto il diritto all'accesso sicuro e legale all'interruzione di gravidanza. Invita il Consiglio europeo a convocare una convenzione per rivedere i trattati in tal senso. Contesta le regressioni, perché... Queste sono regressioni, no choice, no scelta, degli Stati Uniti dopo la sentenza della Corte Suprema. Il testo è stato approvato con 324 sì, per fortuna, e 115 no e 38 astenuti. Questi no, sì, 38 astenuti, non là. 324 sì, a favore della scelta, 320, eh, 115 no contro la scelta, e gli astenuti. Cosa sono gli agnostici dell'aborto? Ma che cosa vuol dire? Gli europarlamentari italiani che hanno votato contro sono stati quelli di, e quando te sbagli, Lega Fratelli d'Italia e quelli di Forza Italia. Tra gli eurodeputati ostili, il leghista Simona Baldassarre parla di ennesimo tentativo di ingerenza verso gli USA e accusa la sinistra di strumentalizzare la crisi per imporre la propria agenda ideologica. Vincenzo Sofo, Fratelli d'Italia definisce il voto indicatore inquietante di quale progetto sociale abbiano in mente le sinistre. Eh, Dall'Italia pure il senatore leghista Simone Pillon ha tuonato "Attacca la vita nascente, compie inoltre una grave ingerenza negli affari interni degli Stati Uniti". Ma che cazzo volete? Caspita, Salvini, Meloni e Brunetta assomigliano davvero al trio trombo, in effetti. Eh, mi stavo per italiare mentre lavavo i coltelli. È l'agenda ge gender esatto. Ma questi stanno colpo del drago nascente. Eh, una che non è sposata. Una figlia fuori dal matrimonio, fatta in un paese straniero, vuole essere più cattolica. del, del, padre, del papa, allora. Ma abbiamo, abbiamo altro. Abbiamo altro perché ovviamente questa era solo la uh, più rilevante della settimana. Eh, Pillon e leghista dovrebbero essere <ride> per poter archivare tutto quello che viene da, dopo. Esatto. esatto. Comincia a sospettare che Pillon si esprima in questo modo per poter essere citato dal padre. <ride> Questi i sinistri 6. I sinistri 6. Abbiamo altro. Abbiamo altro. I senatori Daniela Sbrollini e Riccardo Nencini, Tagliaviva, eh, Roberto Rampi, PD, Maria Saponara, Lega e la deputata Flora Frate, Azione, cazzo di Azione hanno partecipato all'incontro del, del sindacato degli insegnanti. Aspetta, lo ripeto: l'incontro del sindacato degli insegnanti di religione cattolica. Non so se vi è chiaro il sindacato degli insegnanti di religione cattolica per festeggiare l'approvazione dell'emendamento dell del decreto sul PNR che ha introdotto una procedura straordinaria di reclutamento per stabilizzare i docenti pre che precari di IRC, insegnamento della religione cattolica, dopo un pronunciamento della Corte di Giustizia europea. Ormai, ai parlamentari già citati, eh, oltre ai parlamentari già citati, avevano firmato l'emendamento anche Daniela De Lucia, Movimento 5 Stelle, Albert Laniès, eh, Gruppo per le Autonomie e Luigi Vitali, Forza Italia. Eh, non sapevo nemmeno esistesse un abominio simile. Manco fossero, capito? Ci sta il sindacato. Buonasera, Antonio. Buonasera, Ivan. Buonasera, Whisky, Secondo me, dovresti parlare con il tuo prof eh, del, del processo. Che, chi è il mio prof? Scusa. Dovevano liberarli tutti, mandarli a casa e dire il rosario. La mia app mi ha appena avvisato che la comandata dell'apostasia della dell è giunta a destinazione. Ho mandato lo screen in parrocchia. Grande DNA! benvenuto tra gli sbattezzati, allora. Perché hanno bisogno di un sindacato? Non basta chiedi e ti sarà dato. Sì, ma tra l'altro loro devono fare... Ehm, referenze al vescovo è lui che è, è la CEI che comanda su gli insegnanti di religione cattolica. Abbiamo altro. Dopo che la Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna ha espresso preoccupazione per il mancato finanziamento per il PNRR, appunto come dicevo prima, di alcuni progetti di restauro presenti della Diocesi Romagnole, alcuni politici sono scesi in campo chiedendo più soldi per le chiese. I Senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, Antonio Barboni ed Enrico Aimi hanno firmato un'interrogazione al ministro della cultura Dario Franceschi Franceschini per chiedere conto della situazione. Allora, ah, la destra italiana è bellissima! È bellissima perché, da una parte, vuole togliere il, magari il, il reddito di cittadinanza, no? un sussidio eh, contro la povertà, eh, e dall'altra. Scende in campo, scende in piazza a chiedere più soldi per la Chiesa. Ma che vedevo dire? Ma che vedevo dire? Cioè, ma questo so, paese non è da rifare, è, 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 è ormai morto. Ancora soldi alla Chiesa. Uh, Barboni porta bene per più soldi per le chiese, ma continua a fare tagli sulla sanità. Nessun parlamentare è mai sceso in campo per chiedere più soldi per le scuole. È un paese da lasciare. Bisogna prima curare le anime. no? Eh certo, certo. Perché hanno bisogno sindacato. Ha volta? La situazione. situazione, esatto, bisogna prima curare. Mi metto ad adorare una bomba atomica in esplosa. <ride> Si discute in Parlamento il disegno di legge sull'Ius eh, Scola e per la cittadinanza a studenti di origine straniera. La lega contraria al provvedimento ha presentato numerosi emendamenti con finalità ostruzionistiche. Diversi sono orientati in senso confessionale e clericale. Spiccano quelli per introdurre un test scritto sul presepe... Lattenzione della conoscenza di usi e costumi con prova orale sulle sagre tipiche, un colloquio sulle festività regionali e uno scritto sulle ricorrenze del calendario. Che incontenibili buon temponi, quelli della Lega! Almeno io sono coerente gli odrei entrambi alla, eh, tutto in eh, ricerca e istruzione. Fallout 3 re, esatto, esatto, Salettaro. E dove questo farebbe parte della cultura italiana? Il Consiglio Comunale di Caltanissetta impone il crocifisso nelle aule istituzionali con una mozione presentata da Oscar Aiello con 10 voti a favore, 6 astenuti e un voto contrario. Grazie, grazie, voto contrario, grazie per es per di esistere. Aiello Proclama ho presentato questa mozione in adesione ai valori cristiani su cui ho sempre fondato e non solo il mio agire quotidiano, ma anche la mia azione politica. Bene. Eh, poi ti chiedi perché l'Italia è lo bello del mondo a livello non si discute più nulla in politica. Draghi si è dimesso, è mo' soccasso. In realtà, Mattarella ha rifiutato le dimissioni di Draghi: quindi non so come andrà a finire, non si. Eh, via pare, devo andare, ho oh, da sbrigare una faccenda per lavoro. Grazie, Davide, grazie per essere stato qui con noi. La Lega che fa ostruzionismo mi fa ridere: neanche lo sanno sillabare la parola ostruzionismo. Impone, impone, sì. Eh, quindi gli immigrati cattolici possono entrare, questi registi lo sanno che metà dell'Africa nera è più cattolica di Verona, sì esatto i valori sono i suoi il, il crocifisso ce lo prendiamo tutti mi ha appena fatto presumere di brutto mi sono, io sono di Caltanissetta e posso confermare che negli ultimi anni in comune ci stanno dei veri idioti ok, eh, ci fidiamo ci fidiamo assolutamente di quello che dici Riccante Abbiamo altro, il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, ha accolto in municipio il nuovo vescovo, vescovo Serafino Parisi nella sala istituzionale intitolata al vescovo Renato Luisi. Presenti anche il procuratore Salvatore Cuccio, i sindaci della zona, esponenti delle forze armate e di polizia, i deputati, vari, le consigliere regionali. Il primo cittadino dopo l'omelia del prelato ha detto di essere orgoglioso di rappresentare i 25 comuni della diocesi e rivolgendosi al vescovo noi oggi accogliamo un pastore di anime e consegniamo a lei questo vastissimo territorio. E che devi fare? Che devi fare? Siamo messi così, siamo messi così, siamo alla mercè. Del clero siamo assoggettati. Questo paese è assoggettato in tutti i suoi organi, in tutte le sue istituzioni, in tutti i suoi comuni alla Chiesa Cattolica. <ride> e, tutto, e tutto ciò lo dimostra ogni volta, ogni settimana e eh, questo è tutto mo è molto bello, sì, esatto. Alla cerimonia di insediamento del nuovo vescovo di Fiesole Stefano Manetti presenti anche il presidente regionale Eugenio Giani e diversi consiglieri, nonché alcuni sindaci dell'Unione Comuni Montani del Casentino con tanto di fascia tricolore. Vedete? a Astradella eh, per l'inaugurazione di un campo sportivo comunale a San Zeno presente anche un prede per la benedizione. Anche se non ricade la settimana prima della scorsa, questi ulteriori episodi meritano di essere menzionati. Il Ministero della Cultura ha stanziato 250 milioni di euro per il fondo edifici di culto, si tratta di immobili di proprietà pubblica, ok. E altri 240 milioni per chiese non gestite dal pubblico. 250 milioni? Di, eh, per edifici di proprietà pubblica ma altri 240 no eh, le autorità partecipano alla tradizionale cerimonia del perdono officiata dal vescovo con una regata in barca. Si commemora scioglimento del voto alla Madonna, ripetuto ogni anno per commemorare il presunto intervento mariano contro la pestilenza nel 1237. Presenti anche il sindaco Claudio Covac, il prefetto di Gorizia, Raffaele Ricciardi e l'assessore regionale Alessia Rosolen e i comandanti. Di carabinieri, cap capitaneria di porto, guardia di finanza e polizia locale. Queste le istituzioni italiane partecipano ai riti magici dei, dei vecchi cosplayer della Chiesa Cattolica. Ma quale laicità vogliamo far rispettare a questo paese? E poi ci stupiamo del disagio che vediamo e ascoltiamo ogni settimana da parte di diverse persone, diverse categorie. Ma di che ci vogliamo stupire? Anzi è poco, è poco quello, quello che tiriamo fuori ogni settimana. Eh, posso emigrare non so al polo sud come sempre il merito fa quel meglio del meglio per fare schifo eh, la, la fascia piace molto sì esatto esatto buzz esatto amen ma 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 questo era soltanto soltanto l'antipasto l'antipasto Abbiamo, allora non so se iniziare direttamente con... Uh, no, no, allora, allora passiamo, passiamo prima a, a, un, a un piccolo articolo, a un piccolo articolo giusto per ragionarci insieme, non, non lo leggeremo tutto perché non è eh, nel, suo nel suo insieme che ci interessa. Dio, quanto è bello l'universo. Dio Allora, perché come sapete è stata pubblicata no? Eh, Un'immagine Meravigliosa appunto Nella notte fra l'11 e il 12 luglio 22, La NASA ha pubblicato l'immagine più profonda mai realizzata Dell'universo Che meraviglia la foto del web, esatto Padre Minezza mi perdoni, oggi ho peccato di superbia Ho preso uno spezzone del tuo video pubblicato oggi E risposto a modo mio Non me ne abbia, hai fatto bene Trinità Sentirsi infinitamente piccoli davanti All'infinitamente grande la NASA ha svelato la prima immagine del telescopio James Webb, il più potente a essere lanciato nello spazio. Eh, volevo andare giusto qui eh, alla conclusione. Un progresso tecnologico straordinario per gli appassionati dello spazio di tutto il mondo, ma non solo per loro, è anche una bella occasione per tutti gli esseri umani, quella di rallegrarsi delle belle cooperazioni internazionali al servizio di tutti. E soprattutto è un'occasione propizia ad alimentare lo stupore davanti alla bellezza dell'universo e della creazione, che sempre un po' tendere la mano verso l'invisibile e l'eterno. Eh, che figata assurda, scusate, ma da ingegnere ho avuto un'erezione quando ho visto quella foto. Scusate, il complottista mi ha rubato il cielo. Eh, è fatta al PC. Ah, perché è scritto è fatta al PC. Ok, è lo spezzone di pizzo calabro. ah usato per spiegare la misericordia di Dio. È l'eterno, l'eterno assente, esatto. Pensa, sono arrivati a studiare fotografie fino a una distanza di 14 miliardi di anni luce e dio niente. Manco un capello, manco un pelo della barba. Buonasera prof nessuno. Ovviamente siamo sul sito di Aleteia, cosa aspettarci di diverso. Però la cosa, la cosa che mi affascina, che, che mi interessa, no? Eh, perché sono... Come sono cambiate le cose? No? Prima eh, la loro concezione de della creazione si fermava ad, ad Adamo ed Eva. Poi è arrivata l'evoluzione che ha distrutto il mito di Adamo ed Eva ed è dovuta diventare una favoletta, eh, una metafora per spiegare comunque qualcosa che in realtà c'è stato, anche se appunto senza Adamo ed Eva in realtà non c'è nessun peccato originale, senza peccato originale non abbiamo nessun bisogno di essere salvati e senza bisogno di essere salvati Gesù nel suo compito storico eh, risulta essere quello del disoccupato perché non abbiamo bisogno nemmeno di un salvatore invece no per forza di cose l'hanno dovuta tenere l'hanno dovuta eh, trasformare ma comunque resta questo peccato originale ma non parte da più lì l'origine della creazione quindi vanno ancora più indietro e quindi si appellano si appellano al prima del big bang no a questo eh, l'ente primario, no? la causa prima che ha dato origine alla creazione di tutto quanto. che Dici: guarda, se vai indietro, se va indietro, se va indietro, oh, prima o poi uno deve stare che ha fatto scoccare scintilla, che ha mosso tutto in realtà. La scienza se ne batte beatamente i coglioni. Non ha alcun bisogno eh, di questa causa, prima, perché le teorie per far funzionare tutto ci sono. Però, quello su cui ragionavo: no? di questo dio che si mette a creare l'universo, ma con cioè, un po' di spreco di roba, perché così vasto, così, così vuoto, con, con tanta inutilità, e un, la vita solo su un misero pianeta, e poi chissà dove, in qual altro pianeta, perché creare un universo che con stelle che muoiono, eh, soli che cioè, esplosioni, supernove, buchi neri, meteoriti, caos, distruzione, chi più ne ha più ne metta, vita sui pianeti composta da beh, violenza, eh, omicidi, mangiare i vivi altri esseri viventi, c'è cioè, Dio che si mette a creare l'universo. Eh, però tutto quello che c'è. Cioè, quindi Dio, anche il batterio, mangia cacca. L'ha creato Dio. Voi, voi immaginate Dio a creare il batterio mangia cacca. E da oggi tutte mangi a merda. No, è terribile! Fa il batterio, mangia cacca, probabilmente. Eh, Mallona, Nibiru Tutti questi pianeti qui, esatto Ci ha preso gusto e si è fatto prendere la mano Della c'è c'è stato davvero sta lì con la barba bianca, esatto eh, Gesù inchiodato su milioni e milioni di pianeti Se fosse un universo E eh, se no, eh, esatto, esatto eh, C'è una risposta a tutte queste domande padre. Dio ha un ritardo cognitivo A sua eh, immagine e somiglianza Quindi Dio è un Dio distruttore a cazzo ha fatto tutto a cazzo buonasera Zanna ciao buonasera baudolino ben arrivato il batterio alla faccia di Gesù esatto esattamente auto allora allora e altro abbiamo uh, un'intervista un'intervista interessante al uh, nostro fantastico vero prete youtuber uh, con questo commento del batterio mi hai ucciso il marito in realtà è uno spoiler. Perché, perché è un'idea che mi è veramente per un video. Eh, Saremo egocentrici. Dio ha fatto questa enorme quantità di roba. E poi ci sta a guardare. E poi ci guarda se se famo le pippe! Cioè, capito, capito? Eh, tanto la risposta la sappiamo tutti e due è 42, è 42. no è interessante questo discorso sto, eh, cioè, in realtà sto elaborando prima in mente, poi lo scriverò il testo per il video di domenica che sarà un po' una risposta, non so se seguite anche eh, Faber Osa Sapere su YouTube eh, che ha fatto un po' di domande e risposte con un tizio, un tizio che noi in realtà già conosciamo che ha un canale che si chiama Conversione Costante e fa tutti questi video sulla causa prima, sul fatto che in realtà credere a Dio è razionale eh, che la scienza in realtà conferma l'esistenza di Dio e tutta questa roba qui e, e quindi sto preparando un video, uh, sto pensando ad un video per rispondere quante saranno le pv... Bive... Non, non lo so, non lo so vabbè in grande forma anche su TikTok, sì esatto, fantastico allora, allora, l'intervista, l'intervista eh... A Don Alberto Ravagnani, eh, avevo bisogno di un amico vero. Perché ne hai scelto uno che non esiste, perdonami. Vabbè, prima della vocazione avevo un rapporto formale con la fede, non l'ho vissuta in famiglia, ma ho sempre frequentato il catechismo e l'oratorio, anche come animatore. Ero un ragazzo normale, forse un po' chiuso. Al liceo classico andavo bene, non potevo lamentarmi, avevo però bisogno di trovare un amico vero, non semplici compagni per, se per uscire la sera. Allora, allora, soffermiamoci, soffermiamoci un attimo, soffermiamoci un attimo. Frequentava un sacco di gente, frequentava l'oratorio, faceva l'animatori, ma nonostante questo non è riuscito a stringere un rapporto vero con, con i suoi conoscenti, con le persone che frequentava, ma si è dovuto rifugiare in una realtà immaginaria e immaginarsi il suo amico così. Come, come lo voleva lui e come lo immaginava, buonasera Giamma. Buonasera, Andiamo, facciamo un bello shout out a Giamma. Ti vedo qui, ti vedo qui. Quindi ti stai a riposare. ti stai a riposare. Ti stai riposando dopo 14.000 giorni di maratona. Eh, normalmente questo è indice di, di sociopatia. Io ho bestemmiato troppo in servizio e quindi il Signore ha deciso di punirmi con la positività al Covid. Azza Sara, ci dispiace, ti facciamo un in bocca al lupo, mi basta la sua illuminazione, padre. Eh, aveva bisogno di un rapporto vero con un amico immaginario. Cioè, vedete come, come suona male in questo racconto. Lo fanno come un raccolto esalta, eh, per esaltare la figura vocazionale di, di questo giovane prete e in realtà se ci ragioni un attimo c'è qualcosa che non va. Lui frequentava un sacco di persone anche... Mio veramente... Era circondato da, 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 da un sacco di amici, di amici che, amiche che lo volevano bene, faceva l'animatore, quindi era, era ben visto nonostante questo... Non, non è riuscito a trovare un rapporto. Ma si sta ribaltando la persone. situazione! Tanto da rifugiarsi in un rapporto di fantasia, do, do, dovremmo, dovremmo in realtà eh, chiam, eh, 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 chiamare la papa e eh, leggerlo insieme. Penso eh, avevo bisogno. Avevo però bisogno di trovare un amico vero e non semplicemente. Ok. Mi ero preso una cotta per una ragazza, ma solo la scoperta di un nuovo orizzonte mi ha reso davvero contento. E alla fine mi sono scoperto più innamorato. Dei miei compagni innamorati. L'altruismo. L'altruismo che sboccia. Lui in realtà era innamorato della felicità degli altri. <ride> ma che personcina! Eh... No. anche Allora, se non è riuscito a stringere un rapporto reale e forte con... con i suoi amici, ma figuriamoci a parlare e. A creare una relazione amorosa con una ragazza emotivamente non ce la faceva emotivamente e si è dovuto rifugiare in una realtà più semplice che è quella immaginaria. Prete, che è il perfetto personaggio mediatico, sì, ma almeno no, questo non lo sapremo mai a quel punto. Ricorda, Don Alberto, ho iniziato a pregare senza sapere come si facesse. Questo è un classico, questo è un classico di quelli che, che si convertono, iniziano a pregare e non sanno come si fa. Oh, così mi è arrivata la conoscenza dall'alto. Ma che cazzo? Ma frequentavi l'oratorio, hai detto? Ma che come no? Hai detto che frequentavi l'oratorio, frequentavi la chiesa, come non sapevi come si faceva? Ma per cortesia, la sera mi chiudevo in camera, accendevo la lampada, tiravo fuori una piccola croce della prima comunione. Dimenticata nel cassetto un temperino di art Attack e una matita, e iniziavo a leggere. Non sapevo niente. Ma che cazzaro! Non sapevo niente di Gesù e le sue parole di uomo. Ma, ma hai detto che frequentavi? Ma come non sapevi niente? Sì, lo so, per DNA, lo so che è di là. È una cosa. Tra l'altro, la Papa sarà. Scusate, ho la regia distratta a guardare la puntata del Walking Dead. La Papa sarà domani domani no, che domani, ah, sì, domani no domani è venerdì sabato. sabato sabato sera alle, sabato. Ve, alle 19 sì. sul canale di Valentina qui su Twitch mi uno shoutout da sola, fatti, uno shout out, fatti uno shout outti uno out no, eh, non lo posso fare da sola ah non lo so può fare da sola? No, non mi posso shoutout, allora aspetta, te lo faccio io eccola qui, anche senza merito perché se sta a guardare The Walking Dead eh, ah, te l'ha fatto anche Lara grazie, grazie, troppo salato più che donna e marketing eh, pregavo di nascosto anche da mio fratello Pietro più piccolo sì, perché? Ma se, ma se frequentavi la chiesa e frequentavi l'oratorio, perché a casa devi pregare di nascosto? che se pensavano che faceva che i tuoi genitori in chiesa che se pensavano che facevi che andavi a distribuire le ostie, che facevi? La famiglia l'ha presa male. Non è stato facile per la famiglia. All'inizio hanno preso malissimo la decisione. Papà si è arrabbiato, mamma è scoppiata a piangere. Fosse una Pensavano fosse una scelta folle e che non sarei stato felice. Poi abbiamo anche le bugie di Fedez. Eh, poi, al corriere il sacerdote Brian Solo, rivela due cose. La verità sul suo rapporto con il rapper Fedez, che è stato oggetto di dibattito sui social, lui improvvisamente mi ha bloccato senza spiegazioni e senza avvisarmi. Mi ha accusato di averlo tassato di messaggi, cosa non vera. Non gli ho mai scritto. Mi sono interrogato sul senso del gesto. Come personaggi pubblici, l'impossibilità di poter interagire è una forma di censura. Ho deciso di tenere chiusa la porta per evitare di continuare ad avere confronti. Ha deciso. Fedez ha deciso di tenere chiusa la porta per evitare di continuare ad avere confronti con me. Immaginiamo, immaginiamo proprio Fedez terrorizzato dai confronti con Don Alberto. Grazie Fantasma Formagino, grazie per il tuo battesimo e per il tuo supporto. Numeretto a Fantasma Formagino, Padre nostro, che sei su Twitch. Esatto, grazie a Fedez, tra l'altro, che eh, ha spopolato. Fede ha detto nelle sue storie mi asciughi sì esatto che è un modo penso milanese per dire mi hai rotto i coglioni eh, ogni giorno si alza e sa che deve lottare contro il codacons e ora ha pure paura di desatto. Eh, spezzo l'ancia a favore del don eh, La maggior parte dei cattolici non sa niente di Gesù Stavo seguendo eh, Poi ho sentito Zio Poppi che mi ha detto che c'era eh, Voglio più bene a te che a Luca Grazie Trinità Anche se Luca è più cattivo e rutta di gusto E per questo lo stimo <ride> Fedez ha guadagnato magicamente due punti stima è un modo milanese per dire a una persona pesante, ripetitiva e pedulante ah ok a Roma si dice testai a collà allora, allora è l'equivalente di testai a collà Fedez ha fatto dibattiti con gente molto più agguerrita di lui, è impossibile che abbia paura di questo pretino, assolutamente no eh, questo tizio ha un ego smisurato, mi sa che abbiamo centrato la questione infine Don Alberto Ramagnati confessa, c'è una persona con cui si gli chiedono, che c'è una persona con cui si confida oltre a Dio, e lui dice è chiara Suora salesiana quasi coetanea, amica e sorella con la quale collaboriamo nella nostra amicizia. I ragazzi trovano, spazio, eh, trovano lo spazio d'amore che cercano. Hai capito? Don Alberto, con Chiara, eh? Eh eh, 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 chissà, chissà. Avevo bisogno di romare un amico vero, non semplici compagni per uscire dalla pesa. Mi ero preso cotto per una ragazza, ma solo la scoperta un nuovo orizzonte. Che okay, questo l'avevamo. Uh, L'avevamo letto allora, avevo, mi sono perso. Uh, no, ok, abbiamo letto tutto. Ah, ecco qua. La chiamata a 17 anni, mi sono perso la prima parte. La prima parte che recita uh, la, la chiamata di Don Alberto anni è arrivata a 17 anni. Volevo essere felice. Come allora, leggo questa parte qui. Però mi raccomando, in chat, mi raccomando. C'è una Buoni e profilo basso, ok? Oh! Moderazione, cancella. La chiamata a Don Alberto Ravagnani è arrivata a 17 anni. Volevo essere felice situazione. come tanti adolescenti a quell'età, ma non riuscivo fino in fondo. Non mi sentivo amato. Poi, con l'aiuto di Don Pietro, durante una confessione. Ho capito no, cosa piace. mi mancava mentre parlavo delle ferite e del sentirmi inadeguato. Ho sentito l'amore entrare dentro di me. Era Dio, sono tornato a casa che ero un'altra persona. Ci siamo capiti, eh? eh, eh. Allora eh. eh. Fate i bravi, fate i bravi, fate i bravi Non dire niente, non dire niente Allora io di Ah, beh, ok, ci a capire. Franci, grazie del follow e benvenuta in parrocchia Una volta questo era un canale libero si poteva esprimere la propria opinione uh, Allora, allora allora, allora, passiamo, passiamo ad altro... Eh. <ride> Steph Colmidisocio, Steph socio. Passiamo ad altro, passiamo ad altro, passiamo ad altro... Uh, oh, 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 questo, questo non, non, non lo leggiamo tutto, ma... Uh, eh. Ma poi <ride> che è successo Antonio? Eh, vediamo, è il motivo per cui ha smesso di prendere... Eh, ok, non poteva essere più amico di descrivere il giorno migliore della sua vita ma perché voi siete maliziosi, eh, eh, questo siete voi che siete... È... finalmente il canale è giusto, Franci, ben arrivata tra noi Ave eh, Ergiuzzo, chi è Ergiuzzo? Instagram di questa, questa storia Ziggy innamorato subito eh, allora il titolo è bellissimo la scuola è cosa di tutti è cosa nostra questo articolo eh, ci si lamenta del, dei soldi eh, troppo pochi dei troppi pochi soldi che prendono le scuole paritarie è tutto un articolo in cui ci si lamenta di questo e, e, e ovviamente chiude con se teniamo al nostro futuro, se pensiamo che i giovani siano il nostro domani e non prendiamo l'ultimo esame, il nostro strumento legislativo, i fondi, il futuro dell'Italia passa dalla scuola, ecco perché la scuola è cosa di tutti, è cosa nostra. Ovviamente la scuola, stiamo parlando non di quella pubblica, ma di quelle paritarie. Ma cioè ci sta ribaltando sì. la situazione. È, la, è, cosa nostra suono, suona molto mafia. Eh già, eh già. Eh, cosa nostra parla anche di Dio Padre e Famiglia, esatto. Allora, andiamo all'altro. Perché ci sono delle lamentele anche per Cristina D'Avena. Che cosa... Chi è che si lamenta di Cristina D'Avena? E perché? Lettera aperta a Cristina D'Avena, cantante, cantante e conduttrice. Zeppelin, grazie mille, grazie mille per il tuo battesimo. Arrivo un po' tardi, ho perso <ride> Romagnati. Eh, che ha fatto Cristina D'Avena e il Moige? diciamo le stimmate esatto. Eh, cosa vogliono dalla Cristina nazionale? Lettera aperta a Cristina Davina, cantante e, condut e conduttrice, cambiata un po'. Quale sarà la colpa di Cristina Davina? Tro troppo ammiccante? Nel giorno in cui il comune di Jesolo, guidato da una giunta di centrodestra, decide di dedicare un tratto del suo lungomare alla cantante e conduttrice Cristina Davena, riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta rivolta alla Regina delle Sigle e al suo discutibile impegno a favore delle associazioni LGBT. Questa è la colpa di Cristina Davena. Ciao, Cristina, sono un ragazzo disabile che è cresciuto con la tua musica per sentirsi in compagnia nei momenti difficili della mia crescita. Sin da bambino ho coltivato la passione per la musica anche grazie ai tuoi telefilm nei quali veniva rappresentata la famiglia perfetta formata da mamma, papà, fratelli e sorelle, eccetera. Tu questo hai capito dai cartoni cantati da Cristina Davena? Perché ti ricordo che c'erano delle famiglie disastrate nei cartoni cantati da Cristina d'Avena. C'era Lady Oscar nei cartoni cantati da Cristina d'Avena. C'era Dolce Candy. C'erano dei cartoni... Come cazzo hai fatto a trovare la famiglia perfetta nei cartoni cantati da Cristina d'Avena? Eh... Esatto, Gli erode che non è invecchiata diventando un'allegra nonnina, ma è diventato un bel milfone. C'era anche il, il, il punto che. Che cos'è? Eh, scusate, ma la famiglia perfetta dove si scada! la una situazione. situazione. Eh, formata no, per vedere le sorelle, eccetera. Quindi in un certo senso, è anche grazie a te. Ho imparato più te i valori tradizionali, eh, Sveglia! i puffi. I puffi. <ride> Pure Aia non aveva una famiglia, ma solo un nonno. I puffi, c'era una sola donna. Circondata da come faceva delle gang bang impressionanti. Eh, crescendo, però, ho avuto modo di riconoscere che non siamo tutti uguali. E che ci sono diverse tipologie di persone. Con, diver con, ideali, di con ideali diversi. Adesso vi lencherò le persone. Che secondo lui hanno gli, gli ideali, diver ideali diversi. Ideali diversi. Eh? Ci sono i cristiani e ci sono gli atei. I bianchi e i neri. Gli etero e gli omosessuali, i bisessuali e i transessuali. I Ideali? Ma Che cazzo? Che cosa? Ma che? Ma, cioè, cioè... ma che cartoni ha visto? <ride> ma c'è una cosa che ci accomuna tutti quanti, ovvero il fatto che siamo tutti, prima di tutto, persone umane. Oh, meno, ma meno male, almeno questo. Sono cresciuto consapevole della mia diversità e questa mi è sempre pesata. Perché guardandomi allo specchio mi chiedo cosa vogliono. Mi, chiedono, mi chiedo ogni volta se le persone che si interfacciano con me lo fanno perché credono davvero in quello che vago, perché hanno pietà e compassione di quello che rappresento a livello istituzionale e nella società generalista. Nel corso della mia vita e lungo il percorso di inclusione ho sempre. Ho dovuto sgomitare per cercare di ottenere un posto stabile, ma non ho mai davvero trovato, non ho trovato perché, proprio a causa dei miei problemi fisiovisivi, ho dovuto frequentare le scuole in un centro di riabilitazione per persone portatrici di qualsiasi tipo di handicap, sia fisico che cognitivo. E questo credo sia la causa fondamentale per la quale sono stato eh, spesso deriso ed emarginato da chi è cresciuto coltivando il senso della diversità. Vabbè, dici, vabbè, fino adesso eh, ti dico perché ho notato che negli ultimi anni, dopo aver tentato la carriera da cantante generalista per non maniere inchiodata alle etichette di cantante per bambini, ti sei spostata su di un'altra categoria. Che a oggi, più che una categoria, senza nulla togliere a nessuno perché io sono una persona per il rispetto di tutti, e quando iniziano così. Sembra essere diventata un trend la categoria LGBT. P p p p p p. Per questa categoria ti stai spendendo e mi domando qual è il messaggio che vuoi lanciare perché davvero non lo riesco a capire, soprattutto perché su questo non riesco a capire come mai sei stata tu ad essere ospitata all'interno di un concerto del performer LGBT Paolo Tucci e non l'inverso. In un momento come questo, nel quale i buoni propositi pro inclusività necessitano di uno sforzo da parte di tutti per creare maggior comprensione e reciproco supporto, perché sei stata tu a farti ospitare vari pride? Qual è il suo problema? Scusate, che Cristina è troppo top per essere ospitata. Lei è lei che deve ospitare. Questo è piangersi addosso. Posso capire il sentirsi diverso e rendersi conto che è tutto più difficile. Ma questa persona sta usando la sua diversità per sfogare la sua rabbia e basta. Non reagisce, vuole solo sfogarsi. Ci dice Alberto, che parla giustamente da eh, portatore di disabilità. Perché l'hanno. Ma già ci sta ribaltando la situazione! Sei è stato emarginato. No, aspettate perché poi il discorso. È... Si I gay alla fine sono persone come le altre, fino a che non fanno del male a nessuno. E mi sento a questo punto di chiederti con il sorriso sulle labbra perché spendersi tanto per qualcosa che non crea inclusione, ma solo più ghettizzazione. Quando potresti aiutare la, ca la categoria LGBT a sdoganarsi facendo uh, percepire il valore del singolo semplicemente per quel che è, non mi pare che, tutti, che proprio che tu ti sia spesa così tanto per soggetti disabili come me. Ah. O forse, dato che io credo in te e nella tua buona fede, non è nemmeno colpa tua. Anzi, per convincermi di questo, è proprio il fatto che qualche tempo fa sono venuto ad un tuo spettacolo. Ho tentato di parlare col tuo staff di un mio progetto sociale. Per il quale sarebbe stato molto carino, da parte tua, dare anche un solo piccolo supporto, facendoci fotografare con la cartolina del progetto in mano. I tuoi collaboratori, però, mi hanno ribaltato da una parte all'altra finché non mi hanno detto, in tono quasi arrogante, facendomi sentire eh, che di rivolgermi. A, a tua mamma che poveretta perlomeno lei è gentilissima, gentilissima. non posso dire lo stesso con uh, un tuo collaboratore lgbt che davanti a te mi ha fatto le moine poi quando eravamo da soli mi ha fatto capire che con aria scocciata di levarmi di mezzo scusami per questo sfogo dolce grima mi ferisce tutto eh, vabbè ok eh, vabbè questo è per dire sta Rosicata, Fondamentalmente che no. eh, Ha criticato perché non è stato ascoltato Esatto poi il fatto che è una ragazza disabile A scrivere non c'entra nulla A parte giustificare certe cazzate Ma non ha specificato Che, che, ha, che, da, che disabilità ha eh, Giorgia Lady Oscar di cui oggi ricordiamo la morte eroica il ciclo dell'organetto da, da Sarah e Katie Sailor Moon su cui proprio non mi pronuncio perché dai hai capito il resto questo mi ricorda un po' l'Hercule e perché Dio è stato cattivo con lui magari rompevi non è perché sei, se, se, se sei disabile e anche ti stai muovendo per una causa giusta, non è detto che i tuoi modi eh, siano, eh, come dire, educati e, e degni dell'attenzione degli altri. Dipende anche da come ti poni, questo non lo possiamo sapere. Sailor Moon aveva tanta... Esatto, sì, sì, censuratissima anche. Quante pippe su Sailor Moon? Ricorda, Maggio, buon gustaio. Abbiamo altro, abbiamo altro, abbiamo altro... Uh, vabbè, questa è la solita cosa sui tatuaggi. Però vi volevo leggere. Ovviamente i tatuaggi sono la... un portale per il demonio. E sono um, descritti anche i passi che indicano che Dio non vuole i tatuaggi perché sono cose brutte. Perché è Satana che ti disegna i peni sul corpo. Eh, volevo leggerti... I draghi. Volevo leggerti un pezzo. Vediamo se lo ritrovo perché è bellissimo. Sveglia! Dove c'è un pezzo? Lasciando discordi, vedremo. Potrebbe... Allora, l'avevo letto prima. Allora, con l'arrivo dell'estate in genere il caldo di questi giorni di luglio in particolare sembra naturale scoprire il più possibile Farsi il tatuaggio dunque, è disubbidienza a Dio Tatuarsi angeli, volti di santi, immagini di Gesù e di Maria è da considerare allo stesso modo? Sì, perché si sì, però la parola di Dio eh, Ma forse sai mi sto sbagliando con un altro articolo Dioopolo che ci dice di coscienza, ma forse mi sto sbagliando con questo. Che è appunto l'articolo che ha dato titolo alla live, la non conversione attira la maledizio le maledizioni di Dio. Se non vi convertirete, morirete so, tutti allo stesso modo Luca 13:5. Il Vangelo è soprattutto annunzio del regno di Dio, un regno di pace e di giustizia. Però se non ti converti a quel regno, muori male, fondamentalmente. Eh, vabbè, qui ci sono tutti i passi biblici. La con... Allora, eh, la non conversione attira la maledizione di Dio, poiché Egli ci ha creato per sé e non per Satana. E qui, queste sono frasi no, eh, teologiche molto, molto, molto belle per chi crede. Ma un attimo, ti fermi e dici, Dio ci ha creato per sé? Cioè, e dobbiamo pregarlo. Cosa, cioè, Dio ci ha creato per. Siamo, siamo i sex toy di Dio, praticamente. Dio ci ha creato per il suo piacere personale. Siamo i sex toy di Dio. Dio ci ha creato per sé. Lo dobbiamo pregare, lo dobbiamo lodare. Lo dobbiamo dire, Bravo, signor mamma mia, ti amo tanto. Dio ci ha creato per masturbarsi. <ride> È questa la verità. Eh, e non per Satana, e giustamente Satana può fare anche da solo, sì, siamo i suoi giocattoli, ma a questi vivere pensando no, di non valere nulla per se stessi non gli fa venire la depressione, siamo i suoi porno attori. Ecco perché, eh, sì, esatto, esatto. Ora, chi si dimentica di Dio perde il suo timore, si indurisce nel peccato e si allea col maligno, anche se non lo sa. Di lui condivide la sorte e anche le maledizioni prima del tempo e poi nell'eternità. Questo può avvenire ai singoli o a intere città. Pensate, Sodoma e Gomorra, a causa dell'indurimento del peccato impuro contro natura, furono sommerse da pioggia di fuoco e zolfo. E per, a perenne monito delle generazioni future. Gesù richiamò questo fatto. Un giorno a Gerusalemme, vabbè, eh. quando Abramo... Eh, ok, e ecco, ecco, questo è un pezzo che mi ha fatto morire. Il mondo di oggi è purtroppo pieno di delitti di ogni genere che si fanno sempre più gravi e numerosi delitti di ogni genere che si fanno sempre più gravi e numerosi ve li elenco? sono riportati? ve li elenco? già ci cioè, sta ribaltando sì. la situazione volete sapere quasi, quali sono questi delitti di ogni genere che si stanno diventando sempre più gravi e numerosi? aborti omicidi adulteri, divorzi, furti, idolatrie, sacrileggi, ingiustizie, suicidi, pedofilia, ateismo, bestemmia, eccetera. In mezzo a eh, pedofilia, eh, furti e omicidi, c'è adulteri, idolatrie, ateismo. Ateismo tra i delitti gravi e che diventano delitti di ogni genere gravi e che diventano sempre più numerosi. C'è l'ateismo, e lo dice lui: c'è un misto tra Pierino e Fantozzi. Padre Giuseppe Tagliareni fondatore dell'opera della divina consolazione è bella consolazione del cazzo eh, dove eravamo rimasti eh, a parte mente, mettere sullo stesso piano omicidi e bestemmie cazzo dice che oggi c'è molto meno crimine e omicidi del passato sì, esatto. Quello che dico, cioè, loro vogliono tornare a un mondo guidato da Dio. Ma il mondo guidato da Dio? Ce l'abbiamo già avuto! È nel passato! Basta studiare la storia! Ed era un mondo di merda! Basta, punto a capo, facciamone a meno! Ma l'Italia non la fanno principalmente i cristiani. Ti puoi fare la collezione di immaginette della Sacra Famiglia e tutti i sai cattolici, ma di... eh... <ride> mi fai morire. Eh, è vero, negli ultimi vent'anni il numero di eliti gravi veri sta calando drasticamente. Cioè, se, se guardi appunto. I crimini eh, di, di oggi, l'ingiustizia di oggi rispetto all'ingiustizia di 500 anni fa, siamo molto meglio, ma anche di 100 anni fa. Siamo sempre meglio sotto il punto di vista eh, della diminuzione della criminalità. Eh, io facevo la raccolta dei Santini da ragazzina, ce l'ho, ce l'ho, mi manca. Quanto amore infuocato in Sodoma e Gomorra. Ma andiamo un attimo avanti: si nega a Dio e la sua legge, si giustifica il peccato e anzi si vanta eh, È inevitabile che vi siano scandali, ha detto Gesù. Ma guai al mondo eh, per gli scandali. La mano della divina giustizia si fa pesante nel mondo. La mano della divina giustizia si fa pesante nel mondo, quindi è Dio, la mano della divina giustizia. E che cos'è? Pestilenze, carestie, terremoti, maremoti, cicloni, AIDS, tumori maligni, infertilità. La mano della giustizia divina. A questo si aggiunga instabilità politica, probabilmente Dio ha fatto dimettere Draghi qualche, qualche ora fa, eh, recessione economica, guerre continue, confusioni e caos come a Babele, schiavitù come a Babilonia, chiese deserte o svendute per altri usi, apostasia, invasione islamica, dipendenza da padroni crudeli, fallimenti a catena, morti disgraziate, infiniti disagi sociali e violenze, vere maledizioni divine. Cioè, ma fatemi capire, quando questo era uno Stato cattolico e la Chiesa cattolica dominava. Non mi sembra che non c'erano malattie. Non c'erano disgrazie. Non c'erano eh, cataclismi ma ma naturali. Malattie. Non er Era un mondo perfetto. Prima Come ce lo siamo dimenticato. Non ce ne hanno dato memoria. Ciò che salva singoli, fa singoli famiglie e città è la conversione di Dio a Gesù. Indispensabile la presenza di molti giusti, persone sante e timorate di Dio che pregano e offrono sacrifici per i peccatori. E qui torniamo ad Alberto Caccialanza. Se ci sono i giusti che fanno da barriera, fanno lo scudo magico con la loro conversione, possono salvare intere città. Eh... Eh, la mano che può essere vera e può essere esatta a loro piacerebbe tanto una bella teocrazia cristiana con tanto di tribunale dell'inquisizione invasione islamica come le cavallette sì. quindi ammettono che Dio maledice pure eh, adesso ci ritorniamo eh, ti volete eh, ad Alessandra Maria da Costa, una mistica portoghese che subì molte pene della passione di Gesù? Egli le rivelò un giorno: Per amor tuo, non permetterò che il Portogallo entri in guerra. Seconda guerra mondiale. Cioè, per una persona. Genza un po', Gesù ha evitato che il Portogallo entrasse in guerra. Incredibile! E così fu: al Portogallo fu risparmiata quella tremenda tripolazione di stragi e distruzione, fame e lutti, deportazione di azioni, Anche oggi c'è fortissima necessità di santi, altrimenti sarà la fine. La santità non serve solo per guadagnarsi il cielo, ma anche per beneficiare la terra, anche solo allontanando i divini flagelli. La Santa Messa e le Sante Preghiere Mariane possono. E per dare la salvezza di tutta l'umanità, cioè, quindi dobbiamo credere a questo punto che in tutta l'Ucraina non c'è una sola persona che, che crede in Dio. Cioè, ah, cioè, L'Ucraina è una terra completamente atea. Cioè, eh, il comandino è caduto grazie alla Madonna, ovviamente. E io che pensavo che era perché non era pronto per la guerra, e la dittatura si sarebbe presa solo le botte. Esatto, pensa che scemo. Putin è, Putin è la mano di Dio. In Italia abbiamo il Vaticano eppure stiamo andando di merda. Che succede? Eh, la quarantena non l'abbiamo inventata l'altro ieri. No? Esatto. Ah, sono ortodosso. Vabbè, ho capito: ci sarà un turista cattolico in Ucraina. Uno che, un cattolico che si è trasferito in Ucraina. Ci sarà. Ai eh, tempi di Sodoma, e Gomara cercava qualcuno che fosse in no? Eh, in guerra il Portogallo, era la, la Sodoma nella Bibbia. Esatto. Seconda guerra mondiale in Portogallo. Sarà che c'era un altro dittatore, Salazar vabbè 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 e allora, allora a questo punto ci domandiamo eh, allora da una parte abbiamo il castigo divino dalla parte ci dice non credete a chi parla al castigo di dio e lo dice un prete cioè un prete dice una cosa e un altro lo dice un prete un attimo. ma che cazzo sto spostando ma io devo spostare solo scusate eh. io devo spostare questa oh voi comunità delle Beatitudini per avermi accolto qui oggi, 2 aprile che potere, la che potere, celebrazione del che, che oggi ricorre l'undicesimo anniversario sì, perché il 2 aprile del 2009 voi mi avete accolto come vostro pastore, quindi Dio ha affidatomi lo devo soprattutto per mano. Vabbè, già mi ha rotto i coglioni, pensavo fosse più interessante, ma questo è proprio. Eh, esatto, intanto sotto gli rispondono: Antico Testamento. Ho ma, detto, ma che cos'hai nel petto il bicarbonato di sodio? Che cos'hai? No, non ce l'hai. Lorenzo un cuore. Boccuti. il prete dice: Grazie al popolo di Dio non credete a chi parla di castigo di Dio. e Lorenzo Boccuti gli risponde: Antico Testamento. Fai così. Antico testamento e poi lasci il microfono e te ne vai. Eh, che sarebbe un altro un atto di misericordia, come dicono gli esperti teologi. Esatto, l'altra eh, somiglia a, allo zio di mia moglie. Ma allora, allora ritorniamo, qui, eh, ritorniamo qui: è un castigo che viene da Dio? C'è un'altra verità? Eh, come sostiene qualcuno qui, di chi stanno parlando? Alcuni messaggi molto illuminanti, da Madonna, regina della pace, di Anguera, 1987, appare al vengente Pedro Renis. Eh, ascoltiamo un attimo, vediamo se può E pare dello la Spirito bene. Santo. Ecco, già che inizia così, io direi: Saludato è... Gesù Cristo, sempre sia... Pubblicità: Salve a tutti, sono Simona e faccio parte dello staff Optics. Saludato con nostra madre Maria. Buonasera, Cordolli! Facciamo uno shout out a Cordolli. Yeah, santissima. La domanda è, il coronavirus è un castigo mandato da Dio? Ebbene, cari fratelli, ho sentito nei giorni... Ti volevo triggerare e invece non leggi mai. Che cosa? Perché capisci scritto? Se, scusate se vi ho triggerati tutti. Che cosa? Pare mi perdoni perché ho peccato stasera, ho fatto la carbo... Oh! oh! Bannate, scusate, non shout out. Bannate cordolli. Mi sono sbagliato. Buonasera, The Enigmist. Facciamo uno shout out anche a The Enigmist. Nel frattempo banniamo cordolli. Eh, delle tette censurate, Che cos'è? Cos ma sembrano delle palline di riso. Eh, buonasera, Sfarbino. Eh, la carbonara vegana, mamma mia. Bar che ma perché? Perché hai fatto? Eh, Lara. Saluta tutti, Ciccia. È brava Lara, vedi? Lara. Inizia a salutare, che Lara ha sentito che hai fatto la carbonara vegetariana. Non doveva scordare, no, ve no, vegana, vegetariana. E capirà, Lara l'hai fatta con l'uovo, pasta, uovo, pecorino. E che ci hai messo al posto del guanciale? guarda, in realtà non lo voglio sapere, però sono curioso, che ci hai messo al posto del guanciale? Ma che cazzo! Ma perché? Uova piselli carbonara? Perché la chiami carbonara? Ma sta ribaltando la situazione! Ma che schifo! Ma, Ma non chiamarla carbonara! Chiama fatta la pasta con l'uovo piselli! Cioè... Solo perché c'è l'uovo la devi chiamare! Che ne so la ricetta era questa! Ma, Ma guarda io veramente non, non, non ho parole, non l'ho inventata io! Ma io spe spero che Fabio te l'abbia tirata, come minimo! Eh, hai fatto una pecionata, blastata senza pietà. E poi ti lamenti di Ruffi, vedi? Eh, ok, adesso so che Dio non esiste, ma sul diavolo ho i miei dubbi. In realtà era molto buona, l'ha mangiata anche Fabio. No? Di disconosco anche Fabio. Eh? Eh, io faccio la pasta con uova, carote, zucchine e salsa di soia, ma la chiamo pasta alla cinese, non carbonara. <ride> Bisogna mettere la carbonara ad hoc. Esatto. Salutate Cordoli, che tra 10 secondi verrà bannata. No, noi a, Fa a Fabio è piaciuta molto. Forse ci ha messo di nascosto un po' di pancetta, non me ne sono accorto. Ha fatto, mmm, buona questa cara. Intanto ci versava tipo il guanciale a crudo nei scorsi voci discordanti, opinioni varie anche da presunti veggenti, alcuni dei quali non so se ritenerli attendibili e che forse ha... alcuni, eh, ma ad altri altri sì, altri sì. che zozzeria, che zozzeria. Hanno anche un po' cavalcato l'onda delle emotività. Ebbene, la domanda è il coronavirus è un castigo mandato da Dio oppure no? Domanda delle domande. Lo vediamo con questo video. Voce. Nel deserto, preparate la strada. signore che viene. Dicevo che alcuni veggenti hanno un. Mi ero fatto prendere la sigla. Eh, allora vi giuro che era buona, ovviamente non era carbonara. Ma per il nome, rivolgetevi a giallo, giallo zafferato: eh, giallo, giallo perché nel senso è tipo thriller zafferano. Quella roba lì. Cavalcato l'onda, forse, lanciando anche rimedi naturali che poi altro non sono che i soliti fitoterapici che prendiamo nella stagione invernale come ricostituente, come ad esempio l'echinacea, che certamente è consigliato e io lo prendo, e che non è certo la cura per il virus, bisogna chiarirlo. Meno male, meno male. Ma è certamente un buon ricostituente utile per rafforzare le difese immunitarie, le, le nostre difese naturali, del nostro organismo, che è un rimedio consigliato da sempre. Sì, lo confermo, sai, infatti, quanto è, in quanto adio, mi ha, ha punito il mese scorso, vedi, vedi. La preghiera. Quindi certamente è una buona cosa, ma non è chiaramente un, una cura, un rimedio contro il virus, è bene chiarirlo. Un rimedio? Poi ci sono quelli che danno consigli eh, tipo fare gargarismi con l'acqua benedetta o con il sale o con l'aceto. Ebbene, vi prego, non lasciatevi convincere da questo. Ma che cosa, ma che com'è possibile? Stiamo guardando Mary Tube, Queste eh? cose, non usate in questa maniera l'acqua santa, che è un... Sta la sola? dove sta la sola? Perché secondo me, Tramporio ha sola un po' arriva eh, l'inghippo ci cioè, sta sotto eh sacramentale non va utilizzato per fare gargarismi e poi sputarla nel lavandino nel gabinetto se mai la beviamo con devozione se acqua fresca altrimenti la utilizziamo per farci il segno della ci sta lubrificando <ride> ci sta lubrificando piano piano lì col dito la sa... eh? croce al mattino alla sera invocando la benedizione e la protezione di dio Sopra di noi. E certamente non facciamo gargarismi con aceto e con il sale, per favore, o altrimenti si rischiano delle infiammazioni, delle irritazioni che rendono la gola ancora di più vulnerabile. Esatto, esatto, posso dire che la vegana, è cara, è il male minore. Vulnerabile al virus, quindi non diamo ascolto a queste cose, per favore, oh, ma... non ascoltiamo tutto quello che circola per la rete no, ma... e tutto quello che mettono in giro, okay, d'accordo? Okay, Fatto okay. questo preambolo, veniamo alla domanda: Aia. il coronavirus è un castigo mandato da Dio oppure no? Ebbene, prima di rispondere, leggiamo dal capo, Alo ah, allo, Aloy, grazie del follo e benvenuto in parrocchia. Scusa, scusa se ti ho salutato ruttando, ma... quindi non dobbiamo ascoltare neanche lui. Eh... Non lo so, vediamo, vediamo, vediamo. Capitolo 16 di Apocalisse. È il capitolo che parla delle sette coppe dell'era di Dio. Leggiamo il versetto 1. Scusate, ma solo io so in sottofondo ho sentito un demone urlare. Coppe dell'era di Dio. Leggiamo il versetto... Avete sentito? <ride> avete sentito? Uno che faceva, ya ya, una cosa del genere. Eh, cioè, ragazzi, ho fatto una polemica esagerata per la festa dei gavettoni in campagna. Ma nessuno dice un cazzo di questi che usano l'acqua magica per, per castare magia e diffondere malattie allucinanti. Eh, ma lo stregone bianco non poteva castare qualche magia per eliminare il COVID? Ci hanno provato, ma eh, è vero. Qualcuno è eh, una seguimma, forse c'era una seguimma. Rossetto 1. Andate e versate sulla terra... È un pappagallo, vero? Comunque è brutto che associano il Covid alla rabbia di Dio. La terra era ancora non coppe di lira di Dio. Non una non voce fa. usciva dal Tempio, una voce potente usciva dal Tempio, la voce di Dio che dava questo ordine a questi angeli. Andate e versate sulla terra le sette coppe di lira di Dio. Il primo andò e versò la sua coppa sulla terra. Un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che portavano... Grazie Trinità, carbonara piselli per tutti. Grazie mille, Trinità, per il tuo supporto. Numeretto della riffa a Trinità. Tra l'altro stavo notando una cosa. L'ho notata proprio per quanto è interessante il suo discorso. Ma c'è un bug nel. Uh, nel, nel, nel c'è un bu il bug Il bug nella vita reale che fanno vedere ogni tanto nei video. Notate qualcosa di strano. Uh... Nel suo ciondolo, aspetta Sono il marchio della bestia. Cioè, notate qualcosa di strano. Di amore anche se ci manda l'ulcere esatto. C'è qualcosa di strano in questa immagine? Non si vede abbastanza Stai sì. cioè, il, il il ciondolo passa attraverso il cappuccio, passa sotto il cappuccio e si vede sul collo non passa sopra il cappuccio cioè gli passa dalla maglietta al collo <ride> sì, ne ha, ovviamente ne ha due eh, però l'effetto è, è, è il bug della vita reale grazie a Spark che ce l'ha detto perché non ci saremo mai arrivati eh? incredibile e adoravano la sua immagine cerchiamo di capire avocado. un pochino meglio sono sette coppe, come sette sono le trombe, descritte ai capitoli 8 e 9, come sette sono i sigilli, descritti al okay. capitolo 6. E questi sette nari sono simili perché richiamano le sette piaghe. Bravo Spark, bravo. Ed Egitto. Ricordiamo che al capitolo 17 Roma, la grande città, la città sui sette colli, è definita Sodoma ed Egitto. Sodoma ed Egitto. Okay. Le tenebre che coprono il regno della bestia, la grandine, la di pesci che sono il nutrimento degli uomini, okay. sono flagelli globali. Le... I sette nani precedenti non sette sono nani. a livello globale, si... sono circoscritti a... Sette nani? Sette nani d'Egitto non erano dieci? ...delle aree geografiche, I sette nani, sette... Sette sono Samu... circoscritti a una, diciamo, ristretta popolazione ma dipende anche dalla configurazione della società e dell'epoca. Noi viviamo in una società globalizzata, in un mondo globalizzato. Dicevamo che le coppe descritte al capitolo 16 sono flagelli globali, potremmo dire pandemici, per usare una parola molto ripetuta in questi giorni. Le coppe riguardano il mondo, come la bestia del capitolo 13 di Apocalisse. A differenza delle bestie descritte Quindi... su tutte le affari creatori Regis, e sono apparizioni attendibili, cari fratelli. Allora. per la vita e non per la morte. Loro modificandoli, li utilizzano per la morte, disse la Madonna, la regina della pace ad Anguera. Che Appare dal 1987 il veggente Pedro Regis e sono apparizioni attenute. Cioè, Pedro Regis è dall'87 che parla con la Madonna, eh? questo è per dirvi: Incredibili, cari fratelli, in quanto il vescovo, la commissione ufficiale che studia queste apparizioni. Esatto, top affidabilità.. Non ha fino adesso dato alcun giudizio negativo e quindi vi esorto a conoscerle senza pregiudizi e senza dare ascolto a eventuali calunnie e falsità che ci sono in giro in internet. Messaggio numero. Che ci avranno da dirsi dopo tutto questo tempo. 2487, del 24 febbraio 2005. Sentite cosa disse la Madonna. Che dice, che dice la Madonna? Che dice? Cari figli, il giudice supremo giudicherà gli uomini per i loro crimini. L'umanità soffrirà perché gli uomini perversi si sono messi al posto del Creatore. Vivete nel tempo peggiore di quello del diluvio. Dio è stato disprezzato da molti, ma quando si sveglieranno sarà tardi. Gli uomini hanno preparato la loro rovina con le proprie mani. Gli uomini sapienti si e sono coglioni. uniti e hanno preparato il laboratorio, la distruzione. Gli uomini vedranno la morte in ciò che esiste per dare la vita. Pentitevi. Sentitevi. Pentitevi, pentitevi, pentitevi 23 pentite, volte pentite. Cari fratelli, gli uomini vedranno la morte in ciò che esiste. Buonasera Cis. Lui, no, non lo so chi è lui, ma è dal canale Meritube. Che potere, che potere. Gesù è il Signore. Che eh, di... per dare la vita. Si sono uniti e hanno preparato il Passo, laboratorio, sì, la il distruzione. Suo. È chiaro che. Laboratorio. Le parole della Madonna escludono un castigo mandato da Dio, ma parlano di un castigo fatto da mani d'uomo. Questo dice chiaramente il messaggio della Madre di Dio, che nel 2005 ci avvisò con ben 15 anni di anticipo. E nel 2005 disse: Hanno preparato i laboratori. E lui. Noi... Hanno preparato i laboratori. La Madonna lo sapeva. Ma come una Madonna, una Madonna non appare mai, capi di Stato. Ma parla del laboratorio di Wuhan. Il virus è fatto. Si riferiva il... a virus influenzali o a raffreddori invernali. È evidente che si è riferiva evidente. a qualcosa di gravissimo che avrebbe colpito l'umanità su scala mondiale. È evidente, è chiarissimo. Chi ha fatto questo è nemico di Dio, è servo di Satana. Per chi crede. Eh, Ti ho detto che c'era la fregatura a fine. Anche a Megugori il messaggio dice che Satana vuole portare l'umanità in istruzione. E questo, cari fratelli, è solo il primo tentativo è soltanto evidente dove? È evidente a chi? A loro, a loro evidentemente. È tanto il primo, e se non lo si capisce, se si continua a raccontare favole come quella Qui ci stava l'audio, eh? ve lo rimetto. Eh? istruzione, E questo, cari fratelli, è solo il primo tentativo, è soltanto il primo. E se non lo si capisce, cioè, se si, si continua a raccontare situazione. favole come quella... Se si continua a ribaltare, a raccontare favole... Come quella... si Ma si sta ribaltando la situazione! Satana e ai suoi adepti di compiere altri tentativi. Di Invece, dire che la Madonna nel 2015 vi ha avvertito non è raccontare favole. l'umanità. Per questo è urgente che la Chiesa pratichi un esorcismo mondiale: sì, cioè, metti un è un urgente la consacrazione della Russia esattamente come richiese la Madonna Fatima. Ma tre volte l'hanno consacrata la Russia alla Madonna cioè, e poi la Madonna non se la prende per è... togliere le leggi anticristiane dalla vita. Ma ci auguriamo che la Chiesa chieda anche pubblicamente perdono a Dio per le eresie contro il matrimonio, per le bestemmie proferite contro il nome di Gesù, contro Maria Santissima. Che si chieda perdono a Dio per aver allontanato paurosamente la barca della Chiesa dalle due colonne descritte da San Giovanni Bosco, ovvero la Madonna, l'Immacolata e l'Eucaristia, per essersi prostrati Nostra, davanti agli uomini. E non più davanti all'Eucaristia. Dobbiamo pentirci tutti per sì, avere taciuto. voglio mettere gli audio di Mosconi. Tutto il fa, ma che è? Oh! Lì sa benissimo. Ci li devo mettere, ci devo mettere. Domenica, domenica nuovi audio. Colpevolmente davanti a tutto questo, per esserci resi complici di una grave apostasia che ha dato potere spirituale a Satana. Le Sette Coppe di Apocalisse, capitolo 16 sono certamente prossime a venire ci troviamo in questo tempo senza alcun dubbio e cari Dio, fratelli il tempo dei segreti è vicino ecco siamo, ci siamo, siamo lì sono tre, do, so tre domeniche che... ah, domenica con la riffa in cui finalmente vedremo chi sarà a prendersi cura del piccolo Josué vedremo chi avrà l'onore di portarsi a casa e coccolare il piccolo Giosuè, metteremo anche modi con il chat del piccolo Giosuè e nuovi audio. Nuovi audio, eh, ma è terribile. Eh, intanto, intanto stiamo oh, provvedendo per, per Satara Ma te li estrapolo io? Che cosa? Eh, dati i tempi, avete notato quanti apocalittici si fanno avanti? Sì, ma infatti, è, è pieno di, di roba sull'Apocalisse. Volevo. Uh, allora, questo è. Vi faccio sentire. Abbiamo parlato prima di conversione costante perché è un canale a cui sta rispondendo uh, Faber. Uh, domenica non passate per Faber prima della live. In che senso? Gli audio, dico, te li strapolo io e te li mando. Ah, se vuoi, se vuoi, sì, mi fai un favore, funghetta, magari, grazie. Io tra erbolisteria, esoterismo, eccetera, sarei stata bruciata rogo sicuro. Eh, padre, vado a guardare i video di Danilo Valla sulla Bibbia, grazie Lord Lezzo. Dov'è il mio Satana? Voglio vederlo. Eh, non, è, non è ancora pronto, non è ancora pronto. Questa è conversione costante, dicevo. Eh, noi l'abbiamo già conosciuto come professore di religione. Abbiamo visto un suo video qualche tempo fa, forse anni fa. Eh, mentre oggi costui sta parlando, sta, e Faber sta rispondendo a lui su TikTok che parla appunto del, della causa, prima della creazione. Del fatto che credere in Dio è razionale, eccetera, eccetera. E questo è un video del suo canale YouTube: Le Corde dell'anima. Chiesa ed, ed omosessualità. Quanto è libero il tuo amore? Chiudiamo con questo disagio. Tu non devi passare, però, a sapere prima della live, dormi, fai di corpo. Ma non guardare la live. Ma <ride> perché? Ma se mi dici così, io la guardo la live. Kai non lo conosco, sono appena arrivata quindi non so nulla. È, è un bel personaggio, è un bel personaggio. Soprattutto in questo video si dà il meglio. Chiudiamo con questo qui. E si dà il meglio del. Come dire, del, della sindrome. Del... Ma ti ho detto di no, fidati. Mi dici di no? Io lo faccio proprio perché mi hai detto di no. Intanto c'è Simone Pennini che si iscrive al canale YouTube e noi lo ringraziamo. E la, lascio a voi, lascio a voi la parola perché, perché non mi vengono. Pronti? Chiudiamo male. ve lo ricordate? ve lo ricordate? i nostri colloqui con Giorgio Ponte ci hanno portato a conoscere innanzitutto Giorgio e la sua incredibile storia di vita voglio chiederti una serie di domande magari scomode per poter domande dire scomode chi è quel mona? esatto esatto il titolo già non mi piace domande scomode eh lui, è, lui è, è, è omosessuale. Pazzo sì, pazzo E cattolico. Gesù. Conversione costante amico del uh, Bibi. Del Bibi? Ah! E del parcheggiatore abusivo notturna. Ah, okay. Per eh, mettere luce in questo mondo confuso da tante dottrine. Da mondo confuso. Da venti di dottrina che ci confondono. Qual è la posizione cattolica sull'omosessualità? Qual è la posizione cattolica sull'omosessualità? Lui, l'intervistato, è omosessuale, eh? E perché non è discriminatoria? E perché non è discriminatoria? Cioè, questo è il punto fondamentale della domanda. Ma è liberatoria. La... Liberatoria! Attenzione, eh? La posizione della Chiesa Cattolica sull'omosessualità attiene unicamente agli atti sessuali. Io... Gli atti di omosessualità, abbiamo letto un sacco di volte, sono intrinsecamente disordinari, sono contrari alla legge naturale, precludono l'atto sessuale e il dono della vita, non sono il frutto di una vera complementarietà affettiva e sessuale. Quindi anche affettiva non, sono solo, non riguardano solo gli atti sessuali, in nessun caso possono essere approvati. Qui dichiaro ciò che la Chiesa dice nei suoi organi ufficiali, perciò è assolutamente irrilevante ciò che dice il singolo prete, il singolo vescovo e persino il Papa, finché non lo dice o ex cattedra o non lo dice attraverso un documento ufficiale che struttura tutta la Chiesa in un certo modo o dopo un concilio. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica si dice molto chiaramente che le persone omosessuali, proprio per la loro particolare condizione di fragilità, vanno accolte. In questa inclinazione oggettivamente disordinata, non persone fragili che vanno accolte, vi chiamano disordinati, costituisce da una parte di loro una prova, perciò devono essere accolti con rispetto, compassione e delicatezza per riguardo se ogni marchio di ingiustizia e discriminazione. Per con particolare attenzione, dalla comunità nella quale devono essere trattate con rispetto e, hai, hai e sono, che sono chiamate come ogni altra persona. Le persone omosessuali sono chiamate, ovviamente, alla castità. Sulla faccia della terra a vivere una castità che nella condizione particolare in cui si trovano loro, cioè di persone non sposate, significa anche continenza. Sottolineando in questo senso il fatto che la castità non si riduce alla continenza, ma è qualcosa che va al di là, la supera. Tant'è che esiste una castità anche nel matrimonio. Io posso avere rapporti con mia moglie anche e in maniera casta nel momento in cui ciò che sto vivendo con lei è una donazione, non è un modo di usarla. La castità è un modo di amare, significa amare senza possedere, prima di ogni altra cosa. Questo poi si traduce in una continenza nel momento in cui ciò che io sto vivendo con una persona non è una donazione di vita che soltanto un matrimonio può rendere reale, l'apporto sessuale. Eh, la donazione di vita che soltanto il matrimonio può essere reale. Vi ricordo che eh, la castità nel rapporto matrimoniale è fare sesso Soltanto venendogli dentro. Ok? L'atto sessuale deve, eh, si può fare solo se gli avvieni dentro, perché se gli avvieni dentro è un atto completo perché c'è la possibilità di donare la vita. Gli, om gli, om gli omosessuali non possono donarsi la vita e quindi non possono fare sesso. Nel matrimonio non è garanzia. Dov'è la libertà in questo? Hai detto che era liberatoria la posizione della Chiesa per gli omosessuali. La di castità solo perché è nel matrimonio, è il modo in cui tu lo vivi che lo rende realmente casto o no? Il punto è. Come amo l'altro? Se io amo un altro uomo come ama Cristo, cioè fino a dare la vita per lui, per la sua libertà, per la sua gioia, per il suo bene, anche quando questo bene significa non essere con me, anche quando questo bene è lontano da me. Capito? Capito come è permesso amare agli omosessuali, eh, sia eh, tra uomini che tra donne? Eh, L'amore come quello di Cristo, cioè, una, una, cioè intendono un una forte amicizia. Non gli è permesso innamorarsi, avere un rapporto di coppia. Non gli è permesso, ma è liberatoria. Magicamente nel loro ribaltamento delle cose e nel loro mangiarsi e ricagarsi in testa del tipico della teologia cattolica. La discriminazione l'omofobia cioè, diventa ci un atto liberatorio si sta ribaltando la situazione se io ho questa libertà dell'amore verso un altro uomo libertà non parlano di libertà libertà dell'amore chiesa al mondo che possa dire che questo è sbagliato e direi che non c'è chiesa al mondo che lo dica mm -hmm. allora prova a, dare a dire a chiesa che sei fidanzato con uno però, però siamo casti però siamo insieme siamo fidanzati Vedi, vedi come. quanto sei libero. Ma per amare qualcun altro così non serve avere rapporti sessuali con lui. Quindi mi stai dicendo, Giorgio, faccio l'avvocato del diavolo, che se sei un cattolico, devi astenerti da un rapporto omosessuale, dunque, non puoi esprimere te stesso come fanno invece gli omosessuali esterni alla Chiesa. In qualche modo sei un castrato. Sei... Lavaggio al cervello, esatto. È una persona che è intrappolata, non sei libero, non ti sei liberato. Questo ti è stato anche obiettato, ti è stato gettato addosso. Ovviamente, allora, no, ovviamente, è così. La castità non può essere vissuta in termini di castrazione. In generale, qualsiasi cosa che la Chiesa proponga come un no. E questo è uno dei grandi motivi per cui la gente fugge da guardate, guardate, guardate che ribaltamento qui, dalle eh. norme della Chiesa perché purtroppo non ha trovato qualcuno che gli abbia saputo mostrare il sì che c'è nascosto. Il sì che c'è dietro quei no. La libertà che c'è dietro le catene degli schiavi. Già cioè ci stai guardando no. la situazione. Io ci propone un no a qualcosa che è mortale per noi, per proporci un sì a qualcosa che è vitale. Il problema è sempre vedere il bene maggiore a cui stiamo dicendo sì e non il, il male minore che comunque è male a cui stiamo dicendo no. Nella castità si riesce, come altre cose, a vivere quel tipo di amore soltanto quando tu riesci a vivere una relazione relazione o delle relazioni che siano completamente appaganti personalmente io non ho mai visto relazioni omosessuali che appaghino fino in fondo il bisogno d'amore della persona quindi secondo lui non esistono omosessuali felici omosessuali che hanno rapporti di coppia stabili e che vivono un amore sano ed appagante perché lui non li ha mai visti vi rendete conto? Vi rendete conto, queste persone si permettono di fare lezione eh? sia a lui come omosessuale cattolico sia a quell'altro che fa il professore di religione e che fa i video su TikTok a spiegare quanto è saggio credere in Dio. Sempre al netto del fatto che nessuna relazione al mondo può colmare il nostro bisogno infinito di amore. Però, proprio per tutte le ragioni che abbiamo spiegato anche nelle altre puntate, per quello che l'omosessualità nasconde, una relazione omosessuale sessualmente vissuta. Non fa altro che alimentare un bisogno di utilizzo dell'altro che non ha nulla a che fare con l'amore, anche se nelle intenzioni, e nella convinzione di chi lo vive, questo è così. E ne è... Perché loro hanno deciso che, che l'amore è, 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 è solo quando metti incinta qualcuno. Ma io non ho bisogno di infinito amore, come la mettiamo? Il problema sarà che... esatto, che sei omosessuale e cattolico. Vabbè, i verendi non scoprono, non hanno figli, ma fanno i corsi prematrimoniali. Eh, okay. e prova il fatto che alla fine queste relazioni si spezzano Ah, ma anche le relazioni tra eterosessuali oggi sono molto fragili, certo, perché come abbiamo già detto tante volte questa ferita non riguarda... Ci sono anche relazioni omosessuali che non si spezzano, ma che cacchio dici? ...da solo gli omosessuali, ma oggi tantissimi tra uomini e donne hanno la stessa ferita e quindi hanno la stessa incapacità di vivere le relazioni se non come... Quindi il segreto, il segreto per una, dura... una relazione dura e eterna è non scopà, o scopà solo mettendo incinta l'altro. E... Possesso o modo per compensare il proprio bisogno di amore. Pazzo, Una relazione sì, in libertà pazzo, con l'altro. Libertà, loro chiamano libertà. Queste restrizioni, queste castrazioni mentali e fisiche, loro la chiamano libertà. Molto difficile. Io ho vissuto cioè dei periodi di cattività molto lunghi. Bravo, c'è cioè proprio una cristoipnosi. Soltanto nei momenti in cui la mia vita affettiva, relazionale e umana in senso ampio era piena e appagante. Cioè, tipo una sindrome di Stoccolma, ma questo è un bias enorme: sì, infinito bias, Tanto lo era infinito amore. che sentivo di essere al posto giusto, nel momento giusto, nutrito da, dall'amore di cui avevo bisogno. L Uomo nelle situazioni che stavo vivendo e quindi non c'era bisogno di altro. Davvero, in questo l'amicizia vera tra uomini può costituire un esatto. Prigek. Una risposta molto profonda, non c'è niente di castrante se per vivere, dovremmo fare, fare non, si, non, si, non si può fare in, in nessun luogo pubblico al mondo, ma sarebbe bellissimo un dibattito con questo ragazzo qui e Seven. 妈。<laughs> <laughs> Ma, dovrebbe, ma non sarebbe pubblicabile in nessuna piattaforma al mondo. Ciò che la Chiesa ti dice: tutto ciò che vivi è vorrei farlo, ma non lo faccio, non lo devo fare, non lo devo fare, non lo devo fare, non lo devo fare, impazzirai. Nutri la parte buona, più nutrirai la parte buona, più sarai appagato, più sarai nella gioia, meno avrai bisogno di andare a nutrirti di altre cose. Se io mi mangio per tutta la vita delle schifezze non bastano, e smetto sì. di mangiarle improvvisamente, l'unico effetto che avrò è che avrò ancora più fame e andrò ancora di più a cercare quelle schifezze. Lì, dopo un po', invece, ah, le schifezze le chiama lui, sono schifezze. Invece, è molto più utile che io, insieme alle schifezze, inizi a mangiare cose buone perché quelle cose buone mi toglieranno l'appetito sì. e piano piano mi educheranno nel gusto. E dopo un po' c'è il caso che io inizi a pensare: che in fondo, perché dovrei continuare a mangiare schifezze se ho trovato tanto di meglio, guardandoli negli occhi. Eh, che poi interv'aspedata senza aderire ad una setta simile come il cristianesimo, ma purtroppo, ecco, essendo cresciuto in una setta simile in cui che ti dice costantemente che tu sei disordinato, che non vai bene, che, che quella in realtà è, è, è l'influenza del demonio. Sei lontano da Dio, eccetera, eccetera. Questi possono essere i risultati. Che cosa diresti ai tanti fratelli LGBT lontani dalla Chiesa? che Ci guardano come fossimo dei repressi e dei bigotti. Ecco, cioè, è così che vi dobbiamo guardare se lo siete, lo dimostrate costantemente. Eh, hai influenzato dal demonio anche tu. Sì, eh, cioè, cosa dobbiamo dire ai fratelli LGBT che ci guardano come fossimo dei repressi e dei bigotti? Cioè ci sta ribaltando la situazione. Che magari sono persi in uno stile di vita che li fa stare male, ma a cui non riescono a dare questo nome, uno stile di vita dannoso. Cosa possiamo dire a tante persone che? Stanno male per quello stile di vita Perché ci siete voi che li giudicate come disordinati why, why, why? Perché la cultura in questo paese Magari da dei genitori che hanno un retaggio culturale cattolico E non accettano i figli che sono omosessuali E li disprezzano e gli dicono che sono sbagliati La società gli dice che sono sbagliati Sveglia! Grazie al cazzo che poi stanno male non è perché stanno male, perché, perché Gesù piange, stanno male perché voi li giudicate. Vanno toccate, vanno raggiunte. So che quello che racconto con la mia storia non è compreso da tutti. So che... Dagli psicologi probabilmente. Fa sì. male sentirsi dire certe cose, so che dà molto fastidio e so che è faticoso mettersi in discussione. E la tentazione di ogni persona... E mettere da parte tutte queste cose perché a volte non ce la facciamo, perché a volte abbiamo combattuto a lungo senza avere armi e non vogliamo più toccare cose che sono troppo, troppo dolorose. Io non dico che questa sia la strada che devono vivere tutti, non è mettersi in situazione, questo è accettare una schiavitù per essere accettati da una comunità che è la maggioranza accettare repressione e schiavitù c'è una crisi per essere accettati da un gruppo di persone questo è eccolo qua e non giudico chi cerca di vivere in un altro modo dico semplicemente che è giusto che ogni persona possa porsi queste domande e che vale la pena porsele a prescindere dal fatto che il proprio orientamento cambi del tutto o parzialmente. Io, Io sono una persona certo. con attrazione omosessuale, potrei esserlo per sempre. In questo momento sono anche eh, a fasi alterne, dipendente da dinamiche no, figa, no? sessuali, non, non libere, eppure sono qui a dire tutto questo. E non lo dico come un frustrato, lo dico perché la libertà che mi ha dato conoscere la verità su di me come uomo è qualcosa che è bello da scoprire è be Immagino, poi, poi esprime una gioia è bello ragazzo. scoprire di poter perdonare chi ci ha fatto del male è bello scoprire di poter stare con altri uomini che per anni abbiamo visto come delle minacce scoprire che loro non ci odiano è bello scoprire di poter è, 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 è dipendente da dinamiche sessuali non libere non, non, non so di che cosa stia parlando stare nudi davanti a un altro uomo senza che questo significhi doverci andare a letto è bello scoprire che noi siamo uomini come gli altri che la nostra identità supera ogni tipo di etichetta Può stare nudo davanti a un altro uomo senza andarci a letto tipo quando ti fai la doccia in palestra e che ci sono delle parti di noi di cui ci siamo privati sempre che... pippe, ah è vero, è vero Franci, sì probabilmente sta parlando delle pippe hanno bisogno di essere dinamiche sessuali, dipendente da dinamiche sessuali non libere. Le pippe. Te ascoltate, che sono una gioia e che sono strumenti che ci rendono protagonisti della nostra che vita. Fa caldo, Tutto a questo farca, fa caldo vale caldo, la pena, a, a, a più luglio. del singolo sintomo che potremmo avere o non avere. Non poteva dirlo e basta. Se conosciamo la verità su di noi saremo in grado di amare anche un altro uomo. Se capiremo... Ma come Gesù, ma come Gesù. Cosa amore significa. Io semplicemente questo dico. Se dentro di voi qualcosa di quello che ho detto vi risulta vero, provate a chiedervi se non ci sia qualcos'altro e se non valga la pena provare a guardare a fondo di voi stessi. Non per cambiare o diventare altri, ma per sapere la verità. Perché la verità rende liberi. Che triggerata ragazzi, la parola libertà data in pasto a degli indottrinatori, a una dittatura di pensiero, wow, wow, vabbè, 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 no, no, lord lezzo, categorico, no, ma se te ho creato la prostata che dà piacere, esatto, esatto, allora è eh, eh, un altro scherzone del signore Non va bene per niente bene per niente <ride> sì, esattamente eh, es Fatto Fatto Jacopo fatto. Bene figlioli che altro, dire, che altro dire Abbiamo stunnato Così alla fine eh, Per andare a chiudere male E andare a dormire con un po' di, di male al cuore che, che matto che so, I risate che mi faccio eh, Quello che hanno fatto Amabile Dio ti avrebbe esatto Ma poi col cazzo che rispettano i loro dogmi Figlioli Grazie Grazie a tutti per la vostra compagnia E grazie per il vostro supporto Ci vediamo Domenica alle 17:30 con una nuova live e alle 10:30 sul canale YouTube con un nuovo video Simo sì, Moco adesso, A adesso Domenica abbiamo anche la riffa per vedere chi è che Guarda Pomoco, guarda piccolo Giosuè Fa vedere il nasino. Imperati ti, non, non, si... sì. non ci arriva, vieni qua. Fatti vedere, fatti vedere un pezzettino. Vieni, guarda. Guarda piccolo Giosuè Fa vedere il nasone. Non si vede nessuno. E eh, ma no! Ma, ma mi ha ruttato sul piccolo Giosuè! Chi vincerà il piccolo Giosuè Ruttato da Momoko! Mm. <ride> ora vale ancora di più, ora vale ancora di più. La benedetto, benedetto da Momoko, ragazzi. Domenica qualcuno di voi non vince. Ruttone clamoroso. <ride> è terribile. Immaginate il povero Josué che si è ritrovato un rutto di Momoko in faccia. <ride> no. Perché? Perché cane rutta? Alcuni di voi si sentono cane. Grazie a tutti figlioli, ci vediamo domenica alle 17.30 e alle 10.30 su YouTube con un nuovo video. Intanto se restate qui qualche secondo in più, noi andiamo a fare un bel ride. E questa sera vediamo un po' chi c'è, vediamo un po' chi c'è. Eh, ci sono i ruppi. Ci sono i ruppi? Loop ah, ma no, ma stanno sta giocando. Ma stanno giocando. Cioè, Call of Duty Warzone sul loop genetico? Perché? Perché cosa è successo? <ride> guarda, guarda la faccia di Cordolli, <ride> guarda la faccia di Cordolli. Ma non lo sapevi! Ma come sul loop? Sì, c'è il tuo canale online con, con Fabio che gioca a Call of Duty Warzone. <ride> Allora andiamo a fare un ride a mio fratello che questa sera mi sa che sta in, in live con le sigle dei cartoni animati e quindi andiamo a triggerare con le sigle di Io mi dissocio. Dopo la schifezza che si sono magnati, non ci ha capito più niente. È probabilmente così. andiamo dal mio fratello, ragazzi. Che sta facendo una classifica di sigle delle cartone animate: dalle più belle alla, alle più brutte. Quindi si vota. Potete votare anche voi. Alessio manda bacini a tutti. Ciao, Alessio. Ci vediamo, ragazzi, domenica alle 17.30, alle 10.30, con un nuovo video e probabilmente qualcosa su TikTok durante questi giorni. Uh, delle cartone animate ha detto, ma non è vero, non è vero, no. ma per favore, non mi sbaglio mai nelle pronunce delle parole. Grazie a tutti, figlioli, ci vediamo domenica, mi raccomando, ci vediamo adesso, invece, da mio fratello, grazie a tutti e buonanotte, ciao.